Ah, come va? Vuoi qualcosa da bere? Ecco, goditelo. Ma quanto ci hai messo? Sono uscito appena riattaccato, che succede? Te le ricordi, bravi ragazzi? Quelli che vedevamo da piccoli. Sì, perché? Dobbiamo parlare proprio con uno di loro. Si chiama R. Tomasino. Mi sa che ha qualcosa del grosso per noi. Dai, davvero? Cioè, sono finiti i tempi dei lavoretti. Ora ci mettiamo a fare le cose in grande. E eccolo che arriva. Non dire minchiate. Ehi, R, come stai? Ciao, Joe. Questo è il tizio? Sì, questo è Vito, un vecchio amico mio. Piacere di conoscerti, Harry. Garantisci tu? Senza problemi, Harry. Gli affiderai la vita. Ok, sentite, ho un lavoro per voi. La paga è alta, mi servono dei buoni per la benzina. Valgono parecchio perché c'è poco petrolio. Dove li troviamo? Nell'ufficio amministrazione prezzi. È un'agenzia governativa federale, non è un po' rischioso? Cosa? Non sei all'altezza? No. Volevo solo capire come si fa. Vedi che non è difficile. Di notte i buoni li tengono in cassaforte, ma le chiavi saranno lì, da qualche parte. Ma tu ce l'hai un contatto là dentro? Sì, c'è uno dei nostri che ha la sorella che lavora là. Ce la dà una mano? Chiediglielo tu. Si chiama Maria Agnello. Ecco l'indirizzo, dille che ti mando io. E se non ci sono le chiavi della cassaforte? È un problema tuo. Quant'è la nostra parte? $600 ogni 10.000 galloni di buoni. Ecco quant'è. Ok, ci stiamo. No. Vito lo farà da solo. Ho un altro lavoro per te, Joe. Allora... Che ne dici, Vito? Sì, ci sto. Ehi, non dimenticarti di portare un ferro. Non si sa mai cosa può succedere. Meglio essere previdenti che morti ammazzati, capisci? Non è come rapinare un negozio di alcolici. Quello che voglio è un lavoro pulito. Se qualcosa va storto, la tua parte cala a un terzo. È chiaro? Va bene. Nessun problema. Ok, quando hai fatto, torna qui che ci mettiamo d'accordo. Bene, ci vediamo. Buona fortuna, Vito. Se vede. Già, salve signora, mi manda Harry Tomasino. Dice che potrebbe aiutarmi con un piccolo problema giù all'ufficio amministrazione prezzi. Capisco. Cosa ti serve? Devo entrare stanotte. Va bene, facciamo così. Mia sorella è all'ospedale adesso. Se mi dai un passaggio fino là, ti dirò tutto quello che ti serve sapere. Ed è proprio di fronte all'UAP, così non ti allungo la strada. Certo, nessun problema. Ok, andiamo. E vedi di andare piano, hai capito? Ho visto come guidate al giorno d'oggi voi giovani. Allora, di notte il posto è chiuso per bene, quindi ti toccherà entrare dal retro. Perché di notte è aperto sul retro? No,
Ma la finestra della cantina di solito rimane aperta, puoi passare di là. Cerchi la cassaforte, vero? Sì, come fai a saperlo? Ho tirato a indovinare. È all'ultimo piano, come l'ufficio del direttore. È lì che sono le chiavi. Ok, quindi passo dalla finestra sul retro e poi salgo fino all'ufficio del direttore, giusto? Giusto. E stai attento che di notte ci sono le guardie, non farti vedere. Va bene, fammi scendere qui all'ospedale. L'ufficio è dall'altra parte della strada. Ok, grazie per il passaggio. Grazie, Maria. Ci vediamo. Andrò a fare il giro. E che liberazione. Programmi per il fine settimana? Mi rilasserò e guarderò un po' di televisione. Ti sei comperato un televisore? Sicuro? Amico, costano come un'auto nuova. Dove diavolo li hai presi i soldi? Lo zio di Mary è morto da poco e ci ha lasciato un po' di soldi. E tu ti sei preso un televisore?
così. Dovresti vederlo. Schermo da 7 pollici in bianco e nero. E prende tutti e 3 canali. Wow, affascinante. Vuoi dire che non ne prenderai uno? Io rimarrò fedele al giornale e alla radio, se permetti. Questa televisione è solo una moda. La vedremo, caro mio. Già, e che ne pensa Mary? Lei, non l'ha ancora vista. Ok, ecco l'ufficio del direttore. La chiave dovrebbe essere qui. È andata a trovare sua madre. Già, capisco. E allora cosa guardi in quella tua fantastica televisione? Cartoni animati, soprattutto. Bene, ecco la chiave. Ora devo arrivare alla cassaforte. Cartoni. Tutti quei soldi per guardare dei cartoni animati. E il negoziante ha detto che quando la guerra sarà finita faranno vedere anche le partite. Già, ci crederò quando lo vedo. Ascolta, stavo guardando i cartoni e mi hanno fatto venire un'idea. Oh, perfetto. Ok, Einstein, sentiamolo. Senti qua, e se si potesse controllare il cartone animato? Che cosa vuoi dire? Sai, controllarlo, far fare delle cose al tizio nella televisione, farlo correre in giro, guidare un'auto, magari anche farlo sparare con una pistola, fargli sparare a delle cose. Ma hai sniffato colla, e come diavolo si potrebbe fare? Senti, non ci ho ancora pensato. Guarda, probabilmente servirebbe una specie di scatola con dei pulsanti che controllano il tizio sullo schermo. Un pulsante lo fai camminare, con un altro lo fai sparare, un altro... Oh, sì, e questa è la tua brillante idea, eh? Sembra interessante, ma non succederà mai. Tu dici? Sono sicuro che qualcuno scoprirà come fare un giorno. Segnati le mie parole. Certo che lo faranno, dopo aver mandato l'uomo sulla luna. Tutti quei soldi per guardare dei cartoni animati. E il negoziante ha detto che quando la guerra sarà finita faranno vedere anche le partite. Già, ci crederò quando lo vedo. Ascolta, stavo guardando i cartoni e mi hanno fatto venire un'idea. Oh, perfetto. Ok, Einstein, sentiamola. Senti qua, e se si potesse controllare il cartone animato? Che cosa vuoi dire? Sai, controllarlo, far fare delle cose al tizio nella televisione, farlo correre in giro, guidare un'auto. Ma hai sniffato cosa? E come diavolo si potrebbe fare?
stati circondati. Uscite con le mani bene in alto. Se non vi arrendete immediatamente, spareremo per uccidere. Take a load off. Beh, allora com'è andata? Non è andata come volevamo. Avevamo un accordo. Ricordi, se qualcosa andava storto, prendevi un terzo dei soldi. Vediamo cosa abbiamo qui. Merda. Qualcosa non va? Puoi scommetterci il culo che c'è qualcosa che non va. I buoni che hai preso hanno una data di scadenza. Ed è domani. E che vuol dire esattamente? Vuol dire che non servono a un cazzo. Aspetta.
Se riesci a farli avere ai benzinai entro mezzanotte, li videmeranno e potrai riscattarli. Ti conviene portarli a ogni distributore della città. Devono essere incassati entro mezzanotte o siamo fottuti. Se non li vendi in tempo, aspetta non prendi un attimo, niente. Non era questo l'accordo? Non hai parlato di date di scadenza? E che ci vuoi fare? Siamo gli allati. Senti, se ce la fai non me ne dimenticherò, credimi. Ora datti una mossa, prima te ne liberi e più soldi ti becchi. Ok, in gamba. Senti, ho dei buoni benzine extra. Se li vuoi, sono tuoi. A poco. Sì, d'accordo. Mi sta bene. Ottimo, ecco qua. E tieni la bocca chiusa su questa cosa, ok? Sicuro, amico. Sarà il nostro segreto. Ecco, bravo. Ehi, interessano buoni della benzina? Certo. Basta che la cosa rimanga tra noi, va bene? Nessun problema. Anche tu tieni la cosa per te. Certo. A me sta bene. Ehi, ho qualche buono della benzina extra, interessano? Sì, sì, certo che mi interessano. Bene, ecco qua. Forza, sgancia. Certo, certo. Ecco i soldi. Grazie, amico. Tu non mi hai mai visto.
Ehi, interessano buoni... della benzina? Certo. Basta che la cosa rimanga tra noi, va bene? Nessun problema. Anche tu tieni la cosa per te. Certo. A me sta bene. Seguo veicolo per eccesso di velocità. Ricevuto. Ehi, ho qualche buono della benzina extra. Interessano? Sì, sì, certo che mi interessano. Bene, ecco qua. Forza, sgancia. Certo, certo. Ecco i soldi. Grazie, amico. Tu non mi hai mai visto. Ehi, possono interessare dei buoni benzina in eccedenza? Certo. Dove li hai presi? A pensarci bene, preferisco non saperlo. Sei furbo. Va bene, sgancia il grano. Sì, va bene. Spera che non finisca nei guai per questo. Non preoccuparti. Tieni solo la bocca chiusa. Bene, questo era l'ultimo. Almeno adesso ho del contante. Dovrei tornare da giù.
Ehi, buonasera. Allora, posso fare qualcosa per te? Una nuova targa? Per te questo è altro. Vuoi una targa nuova? Detto fatto. Possiamo verniciarla come vuoi, scegli un colore. Ehi, vuoi un nuovo treno di gomme? Scegli, amico. Grazie mille.